Professore, 80 anni fa, 8 dicembre 1943, qui a Mignano si fece la storia, che scrive nel suo ultimo libro Assalto alla collina. E veramente si è fatta la storia. Difatti quando si passa con la macchina sull'autostrada e si guarda, la maggior parte delle persone non sa che cosa è successo su questa collina, invece questo luogo può essere visto come il punto di partenza di una nuova storia dell'Italia, perché dopo l'8 settembre l'Italia era sprofondata in una crisi totale, una crisi politica, il re era fuggito da Roma ed era a Brindisi, l'esercito si era dissolto, c'era stato un cambio delle alleanze e allora questo gruppo di soldati, questo mi ha fatto riflettere, questo gruppo di giovani, la personalità più eminente è Giuseppe Cederle, decide proprio di caricarsi l'Italia sulle spalle, come dico nel mio libro, di fare il Cireneo, di portare la croce di questa crisi e attraverso questo assalto alla montagna di Montelungo fare vedere la dignità e il valore dell'esercito italiano, che poi non era solo dell'esercito, il valore dei valori profondi dell'Italia. Questo è quello che ricorda la collina di Montelungo. Ecco, vediamo oggi, specialmente i giovani di oggi, come vivono la politica, come vivono la società. Come lei ha detto, erano tutti ragazzi, dai 16 anni in su, a differenza di pochi anni. Ecco, questo sacrificio dei giovani di una volta, proprio in nome in difesa dell'Italia, del tricolore. E difatti molti di questi 20 anni, 25 anni portavano la bandiera italiana sotto la camicia e andarono all'assalto per la dignità dell'esercito italiano, perché dopo l'8 settembre gli inglesi non volevano che fosse ricostituito un esercito in Italia e si organizzò questo primo raggruppamento motorizzato che era fatto di 5.000 persone e una parte di queste andò all'attacco per dimostrare agli americani, e come dice Cederle, al mondo intero, che c'era una dignità da difendere, un valore che era la civiltà italiana. Questa è la lezione. Anche l'altra cosa che mi ha colpito era il giuramento alla bandiera. Questi avevano giurato alla bandiera di difenderla. In quel momento la bandiera era, simboleggiata dal re Vittorio Emanuele. Il giudizio su Vittorio Emanuele, è abbastanza discutibile, però il fatto di aver giurato per l'onore dell'Italia, della bandiera, li portò a questo assalto a Montelungo che, come sappiamo, nella prima fase si risolse praticamente in una strage. Ecco, 80 anni, sono passati 80 anni da questa triste, ma in realtà anche bella data, perché poi ecco, è stata ricostruita l'Italia e la libertà. Ma in questi 80 anni, a cavallo anche del cosiddetto secolo breve, il Novecento, cosa è cambiato? Beh, naturalmente l'Italia non è più quella, voglio dire. Questi 80 anni di democrazia sono stati positivi, e anche se con alti e bassi, con momenti di crisi profonde, anche quelli che stiamo vivendo oggi. Però quello che hanno fatto questi ragazzi di Montelungo è una lezione, secondo me, che attraversa tutti questi decenni. È ancora attuale oggi, dopo 80 anni, e vale la pena venire a Montelungo, andare al Sacrario, camminare sulla collina, ricordando quello che fecero appunto questi ragazzi di 20 anni. Un'ultima domanda, professore. La storia che si insegna nelle scuole si ferma fino ad un certo punto, almeno proprio nella pratica. Sarebbe importante presentare anche il suo libro nelle scuole, perché i ragazzi di oggi devono conoscere la storia del passato e quello che abbiamo oggi grazie anche a loro. Quanto è importante imparare a scuola questa storia e non solo quella dell'impero romano? E in effetti i luoghi sono pieni di memoria, i luoghi di Montelungo, e ripeto, quando si passa con la macchina sull'autostrada e si getta uno sguardo a questa collina rocciosa, ecco, varrebbe la pena ricordare quello che è successo per l'onore dell'Italia. Grazie professore.